All'ultima puntata di Sguardi, il programma che racconta un film festival, il RAM, che sposta l'archeologia e la cultura dalle sale dei musei, dalle accademie, dalle università allo schermo cinematografico attraverso, mi piace ricordarlo, proiezioni tutte gratuite. In queste quattro puntate abbiamo conosciuto le sezioni in concorso al Festival. L'Italia si racconta, cultura animata, cinema archeologico. Ne manca soltanto una, Sguardi dal mondo. Ce la racconta Claudia Beretta, una delle anime del Festival e grande appassionata di cinema. Anche quest'anno molte novità dalla sezione Sguardi dal Mondo per il RAM Film Festival, una sezione che abbiamo voluto fortemente perché negli anni abbiamo visto che oltre ai film a carattere strettamente archeologico, da tutte le parti del mondo arrivavano anche molti materiali interessanti che riguardavano la storia, i personaggi, tutto quello che è, diciamo, patrimonio immateriale e che non riuscivamo a mettere in programma. E quindi da un paio d'anni è nata questa sezione, ripeto che anche quest'anno ha portato grandi novità. Abbiamo veramente dei film interessanti, sia per diciamo il nostro focus che quest'anno è Sguardi al femminile, che vede in questo caso alcuni filmati provenienti per esempio dall'India e che mostrano quanto anche lì le donne riescano a dare un contributo, riescano a emanciparsi in qualche modo svolgendo dei mestieri. Abbiamo per esempio un film molto carino che riguarda per esempio il circolo del lavoro a maglia delle donne indiane che si trovano e che hanno creato una sorta di brand di questo lavoro a maglia che poi viene commercializzato. Oppure recuperiamo gli antichi mestieri sia col filone delle donne, come dicevamo, con Mahatani, che appunto fa vedere come il mestiere del vasaio, sempre in India, abbia un risvolto importante anche per l'occupazione al femminile, ma anche con altri filmati che parlano, per esempio, che provengono dall'Iran, ce ne sono arrivati molti provenienti dall'Iran, che recuperano proprio le antiche tradizioni, quindi la lavorazione del feltro, per esempio, oppure come si creavano, come si decorano le piastrelle, che ha molto a che fare anche con gli antichi monumenti, ma anche con, diciamo, i mestieri più recenti. Questo un po' per quanto riguarda il filone, diciamo, delle donne, continua anche con altri film interessanti, uno in particolare che è molto curioso, che si chiama Una vita basata sullo zafferano, che viene anch'esso dall'Iran, che è molto interessante perché fa vedere appunto come in certe zone dell'Iran si coltiva lo zafferano, e questa è una storia che in qualche modo intreccia anche il nostro territorio, il Trentino, perché abbiamo scoperto che la regista, che si chiama Parisa Bajelan, ha anche un contatto molto stretto con la Slow Food del Trentino Alto Adige per un progetto che riguarda appunto la coltivazione dello zafferano. Sono immagini molto belle, la regista è anche artista visuale, quindi offre anche un contributo importante dal punto di vista proprio delle immagini. La sezione poi lancia proprio uno sguardo sul resto del mondo. Abbiamo interessantissimi filmati che vengono da luoghi molto lontani, per esempio da Madagascar, dove si recupera una tradizione molto particolare. Là, in certe zone molto aride, l'acqua è un bene molto importante. Noi lo stiamo imparando adesso, però per alcuni popoli è assolutamente un bene preziosissimo, e addirittura scavavano i baobab per raccogliere l'acqua piovana, un compito che diventa anche qualcosa di sacro, tant'è che per esempio viene ereditato da padre in figlio, ma solo quando uno muore può passare questo compito all'altro. Insomma, tematiche diversissime, dalla calligrafia, sempre di un regista iraniano però prodotto in Russia, calligrafia, monumenti come Santa Sofia e molto altro. Il documentario sta vivendo un periodo di grande vitalità. Anche all'ultimo Festival del Cinema di Venezia ha vinto il premio principale proprio un documentario. E qui questo formato particolare la fa davvero da padrone. Ci sono le grandi produzioni internazionali come Gedeon, ZDF, Rai Cinema, ma anche i piccoli produttori e i videomaker indipendenti. E per raccontare la sezione Sguardi dal Mondo abbiamo scelto proprio due casi produttivamente agli antipodi. Abbiamo raggiunto la fotografa, regista e grande viaggiatrice iraniana Parisa Bajelan, che ci ha raccontato il suo documentario Saffron Based Lifestyle, un film sulla più costosa delle specie.
Spezia, lo Zafferano, e invece abbiamo incontrato proprio qui al Festival a Rovereto Jacopo Briano, protagonista di Jurassic Cash, che fa un lavoro davvero curioso. Lui è un gallerista che si occupa di intermediazione e vendita di opere d'arte e di storia naturale. Tra queste, ad esempio, lo scheletro di triceratopo più grande al mondo, venduto all'asta per 6,6 milioni di euro. All'Università di Parma, per fare la mia tesi, ho studiato 17 anni del commercio internazionale dello zafferano. Io sono iraniana. Iran è il primo produttore di questa spezia a livello mondiale. In questi studi ho scoperto che la maggior parte dei contadini in Iran coltivano lo zafferano e sono sfruttati. E poi lo zafferano, la maggior parte dello zafferano che gira nei supermercati, io ho studiato mercato italiano, è fraudolento. E dopo la tesi, dalla tesi, è nato un progetto, è una ditta individuale che si chiama Shirin Persia, vuol dire dolce Persia, in cui abbiamo costruito una filiera corta tra i contadini e i consumatori finali in Italia. Per realizzare questo commercio ecosolidale ho pensato a altri mezzi, viaggio e l'arte. E perché l'arte? Perché ho pensato che la gente qua ha bisogno di sentirsi vicino alla gente che coltiva lo zafferano, in un paese che per diversi motivi è rimasto, tra parentesi, un po' isolato, soprattutto quella zona dell'Iran dove praticamente non c'è un turismo importante. Ho pensato soprattutto a un progetto fotografico perché il fiore dello zafferano fiorisce durante la notte in una zona dove c'è pochissimo inquinamento luminoso. Quindi ho pensato di avere il cielo notturno insieme ai fiori e subito, con una ricerca molto semplice, sono arrivata a Parisa, perché Parisa è una fotografa e molto esperta della fotografia di cielo notturno. E così nel 2019 abbiamo fatto un progetto fotografico insieme a Parisa nella provincia di Caen, dove si coltiva il migliore zafferano dell'Iran. E dopo Parisa, con questi video, ha fatto un documentario. Purtroppo in questo periodo stiamo vivendo un momento molto difficile in Iran, e prendere il visto per Parisa è stata una cosa più difficile rispetto a sempre, per cui abbiamo chiesto a lei di mandarci un messaggio e io vi leggo il suo messaggio. Il nostro stile di vita è determinato da ogni aspetto che ci circonda. La gente che vive nella terra dello zafferano è circondata da luce e buio, freddo e caldo. Questa gente, nei momenti più freddi e bui della notte, va nei campi di zafferano e, finito il lavoro e scaldati dal sole del mattino, bevono il tè preparato sul fuoco. Questo alternarsi di momenti difficili a momenti gradevoli è come se lucidasse interiormente le persone. Lo zafferano, che fiorisce nel momento più freddo della giornata, è un ottimo simbolo per la vita di quei luoghi. Jurassic Cash racconta fondamentalmente la storia di Big John. Big John è il triceratopo più grande al mondo, che è stato venduto in asta nel 2021 a Parigi. Siamo partiti proprio dalla sua scoperta, dal momento in cui Walter Stein, il paleontologo commerciale che ha trovato in Dakota del Sud i primi resti, si accorge di aver trovato un triceratopo. Lo trova, lo inizia a scavare e lo mette sul mercato, perché stiamo parlando di un triceratopo che viene da terreni privati e quindi entra un circuito commerciale. Secondariamente, questo triceratopo viene acquisito dalla Zoic. Zoic è una società italiana di preparazione paleontologica che investe
nell'acquistare dinosauri per venderli sul mercato internazionale. E quindi tutta la preparazione di questo triceratopo, una preparazione paleontologica, una preparazione scientifica, per arrivare al momento della vendita. Seguendo questo filo conduttore, quindi questa storia, l'evoluzione di Big John da reperto al terreno fino all'otto milionario di un'asta parigina, abbiamo tutta una serie di approfondimenti, che sono gli approfondimenti su chi compra i dinosauri, sul perché qualcuno decide di comprare un dinosauro e soprattutto cosa ne pensa il resto del mondo, cosa ne pensa anche l'Accademia. Abbiamo intervistato paleontologi commerciali come paleontologi accademici, che ognuno ha dato la sua interpretazione. Ovviamente ci sono delle voci critiche e questa è stata anche proprio l'occasione per affrontarle, queste voci critiche, per dire c'è una polemica, c'è un dibattito su quello che può essere il limite della paleontologia commerciale, cioè fino a quando si ha diritto, trovando un importante reperto fossile, di farlo entrare nel mercato commerciale, nel mercato delle aste o comunque dei collezionisti. Quindi abbiamo cercato veramente di dare il più possibile voce a tutti gli attori di questo mondo. Cosa più difficile forse è stata parlare con i clienti. Ovviamente c'è tutto un livello di altissima discrezione in quello che sono i collezionisti e gli acquirenti di questi oggetti. Non tanto per le polemiche che ci possono essere, ma per il valore, semplicemente. Non tutti amano far sapere al mondo che hanno investito una determinata somma di denaro in un quadro, in una scultura, così come in un dinosauro importante. Allora lì abbiamo un po' dovuto scavare a fondo nelle nostre rubriche. Io ho avuto un po' la fortuna negli ultimi 20 anni di lavorare con tantissimi collezionisti e ho un po' cercato chi aveva voglia di mettersi un po' in... non tanto in mostra quanto in discussione e mostrarsi. Siamo riusciti a trovare due diversi profili: il profilo di Ralph Wunsch delle Filippine, giovane, eclettico, molto show off, come diremmo all'americana, che vuole mostrare i suoi dinosauri nel suo salotto di casa. Dall'altra parte abbiamo un Kleber Roussillon francese, gestore di siti classati al patrimonio francese, quindi che lavora per lo Stato francese per mantenere ad esempio il Jardin des Marques-Issac, che ha inserito un allosauro proveniente da un'asta pubblica in uno dei suoi siti. Quindi veramente i due lati opposti quasi del collezionismo, per far vedere che da un lato sicuramente c'è una parte molto eclettica, molto esagerata addirittura di questo collezionismo, così come c'è un collezionismo invece molto più riflessivo, molto più intellettuale. In queste puntate abbiamo provato ad aprire uno sguardo al femminile sul mondo, sperando anche che questo possa essere un piccolo passo verso l'inclusività e l'uguaglianza. Dopo aver parlato con scrittrici, registe, influencer delle loro esperienze umane e professionali, incontriamo un'altra delle protagoniste del RAM Film Festival, Enza Elena Spinapolice, un'archeologa che insegna all'Università La Sapienza di Roma e che ha scritto tra gli altri due libri dal titolo parlante Lady Sapiens, come le donne inventarono il mondo, e La preistoria è donna. La prima domanda che le abbiamo fatto è proprio questa: perché si parla sempre di preistoria dell'uomo? A volte è proprio perché parliamo di Homo sapiens, no? Proprio il nome della nostra specie è Homo, fa assonanza con uomo, no? E quindi lo diamo per scontato. I nomi in italiano, i nomi collettivi, quando ci si riferisce a più persone, di solito lo si fa al maschile, e quindi questo è uno dei motivi. Un altro è che sicuramente le donne preistoriche, nel senso che studiano la preistoria come me, soprattutto all'inizio della disciplina, erano veramente veramente rare. Quindi è una disciplina che è stata proprio costruita dagli uomini, la narrazione è stata fatta prevalentemente dagli uomini, e anche nel nostro ambito, insomma, sono sempre stati la grande maggioranza. E quindi, diciamo, si parla di uomo preistorico sottintendendo anche le donne. Ho fatto diverse letture prima di venire qui a presentare questi due libri, e questo è un tema, diciamo, abbastanza ricorrente. Ci sono poi delle donne che spiccano, per esempio quando c'è stata la scoperta di Lucy, quel fossile molto famoso, hanno datato all'Australopithecus afarensis,
E lì l'hanno chiamata Lucy perché hanno capito subito che era una femmina perché era piccolina, e quindi è diventata Lucy. Chiaramente delle donne si parla sempre in modo molto così, la mia amica Lucy, vabbè, no scherzo. Ha un altro personaggio femminile al quale si ricorre, la famosa per esempio Eva africana, quella che dovrebbe essere la bisbisnonna di tutti noi, che è venuta fuori con gli studi del DNA mitocondriale fine anni 90, inizio anni 2000. E quindi ci sono queste figure emblematiche che ogni tanto spiccano e si dice che siano donne, però diciamo la gran parte della narrativa è ancora costruita al maschile. Noi possiamo parlare di popolazioni se abbiamo la genetica del, per esempio, il DNA antico, per esempio il DNA mitocondriale si trasmette solo per via materna, quindi se facciamo dei modelli sull'espansione, per esempio della popolazione di Homo sapiens basata sul DNA mitocondriale, stiamo parlando di una discendenza materna, matrilineare. E altri casi in cui abbiamo dei dati sono chiaramente se abbiamo dei fossili e se siamo in grado di determinare il sesso dei fossili, cosa che non è scontata. Dire veramente un pezzo di osso se sia maschio o femmina è abbastanza difficile, a meno che non si tratti della pelvi, che è chiaramente la parte diciamo dello scheletro che caratterizza meglio le differenze. E invece molto spesso si ricostruisce la presenza femminile diciamo da fonti indiziarie. I miei colleghi della protostoria, per esempio, loro attribuiscono spesso il maschile o femminile nelle tombe dal corredo, quindi danno per scontato che le donne hanno i rocchetti per filare, gli uomini hanno le spade, ma chiaramente sono proiezioni di società che noi conosciamo e quindi noi proiettiamo questi modelli, ma chiaramente non è detto che siano giusti. E quindi diciamo la presenza femminile resta sfuggente, nel senso se si vuole distinguere da quella maschile. Quindi chiaramente noi abbiamo una narrazione improntata all'uomo e poi abbiamo adesso la necessità di tirar fuori le donne per vedere dove le possiamo identificare, che è un po' quello che ci succede anche nella vita quotidiana spesso, no? La narrativa maschile e noi che tentiamo di irrompere in qualche modo nella narrazione. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio attraverso l'archeologia e i linguaggi contemporanei per raccontarla al grande pubblico. Ci siamo fatti guidare dagli spunti e dalle suggestioni che ci ha dato questa edizione del RAM Film Festival. E a me piace concludere tra i tanti appuntamenti originali che hanno animato queste 5 giornate di festival con l'iniziativa Cinema a Scuola. 3 mattinate dedicate alle scuole in cui si è parlato di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Perché, come ha scritto Tommaso Montanari nel suo saggio Istruzioni per l'uso del futuro, ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma anche uno dei più terribili banchi di prova che l'umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda oggi citare l'ispirata sentenza di Dostoevskij per cui la bellezza salverà il mondo. Ma come ammonisce Salvatore Settis, la bellezza non salverà proprio nulla se noi non salveremo la bellezza. Io vi do appuntamento alla prossima edizione del RAM Film Festival. Buona serata! Al festival non sono mancati nemmeno i momenti di educazione archeologica. Nelle 3 mattine dedicate alle scuole si è parlato di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, di cultura all'immagine e di come il cinema possa diventare un prezioso strumento didattico. Il tutto in una modalità coinvolgente e divertente per le ragazze e i ragazzi che vi hanno preso parte.